A partire da venerdì 1º gennaio 2016, in seconda serata su Italia 1, i The Pills, che vi ricordo sono un trio comico romano come me, formato da Luca Vecchi, Luigi e Matteo, che tra l'altro ho avuto il piacere di conoscere solo Luca dal vivo un po' di tempo fa, proporranno un nuovo programma televisivo che si intitola Non ce la faremo mai. In questo programma, appunto, abbiamo come componente la comicità. È una sorta di parodia di un backstage, quindi del dietro le quinte, di un programma reale concreto, ma che alla fine non viene portato a termine, non viene portato a compimento, per via di tutta una serie di concause e di situazioni improponibili, irreali e addirittura al limite della comicità più pura che si verificano. Insomma, il programma funziona alla grande secondo me, per come la penso io. Dovremo aspettare, ripeto, il 1º di gennaio del 2016 su Italia 1 in seconda serata per apprezzare e ammirare questo programma televisivo, anche se nel bumper pubblicitario di Italia 1 si riesce in qualche maniera a apprezzare la genuinità, la capacità elevata del trio formato da Luca Vecchi, Matteo e Luigi, trio romano come me, ripeto, romani doc, che per l'appunto si promuoveranno e cercheranno di realizzare sicuramente un programma capace di trasmettere il buon umore. Complimenti a Luca, Matteo e Luigi per questa sorta di questo esperimento che hanno voluto compiere. Il bumper è veramente straordinario, ripeto, mi è molto piaciuto, mi ha lasciato soddisfatto. Vi invito a vedere il programma a partire dal 1º di gennaio del 2016 in seconda serata su Italia 1 per appunto constatare e renderci conto di quale sia il grado di bravura di questi ragazzi che, a ben vedere, sanno veramente essere un valore aggiunto della TV italiana e soprattutto del web. Infatti vi ricordo che sono partiti su YouTube e poi sono arrivati grazie alla fama, alla popolarità, al successo che hanno ottenuto addirittura in televisione. Complimenti a Luca Vecchi, a Matteo e a Luigi. Luca, ripeto, ho avuto il piacere di conoscerlo un po' di tempo fa, sempre qui a Roma, visto che per l'appunto il trio in questione, pensate che, diciamo così, appartiene più o meno alla zona dove abito io. Iscrivetevi se volete, commentate, fatemi sapere cosa ne pensate e un saluto ai Pills per questa loro appunto abilità nel saper sempre realizzare programmi di intrattenimento capaci di appunto far ridere e divertire il pubblico d'Italia e non solo. Grazie.